Benvenute e benvenuti in questo video, carissime amiche e amici. Vorrei proporvi oggi un rituale per riprendere la nostra energia. Se qualcuno durante il giorno vi ha prosciugato le energie in ambiente lavorativo o sociale, questo rituale vi aiuterà a riprenderle. E potete ripeterlo ogni sera proprio per accrescere la vostra vitalità e migliorare ogni aspetto della vostra vita. E il momento migliore per eseguirlo è alla fine della giornata, prima di addormentarvi. Sedetevi sul letto oppure su una sedia. Chiudete gli occhi, respirate profondamente e lentamente e ripensate ad una delle persone che avete incontrato nel corso della vostra giornata. Immaginate che sia in piedi davanti a voi. Guardate con attenzione le chiazze di colore che sembrano appiccicate al suo corpo. Sono le parti della vostra energia vitale che gli avete ceduto. Sceglietene una, inspirate e immaginate di staccarla dal corpo di quella persona e di attirarla nella vostra direzione. Adesso espirate e sentirete l'energia che rientra dentro di voi. Dovreste sentire un senso di forza e di appagamento. Continuate e fino a riprendervi tutta l'energia che quella persona vi ha in qualche modo levato. Continuate fino a quando non vedrete più chiazze colorate sul corpo dell'altra persona. Poi pensate a un altro individuo che ritenete possa avervi sottratto dell'energia e ripetete il rituale. Se lo ritenete opportuno, fatelo per tutte le persone con cui avete interagito durante la giornata, affinché non continuino a prendere la vostra energia. Carissimi, ho intenzione di fare tanti brevi video sui rituali, perché se ne metto 4 o 5 insieme, nel titolo non posso illustrare tutti i contenuti e magari mi chiedete, Patti, hai fatto un rituale, non so, su questo, su quest'altro. Invece così, magari facendo video più brevi, uno o tre rituali alla volta, potete trovare più facilmente quello che cercate. E io quest'estate ho scritto il mio terzo libro sulla magia bianca, devo ultimarlo a breve e poi lo pubblicherò su Amazon. E naturalmente verrete avvisati della pubblicazione con un video apposito. È un libro, guardate, nel quale ci sono 100 rituali di magia bianca, quindi un libro più corposo degli altri e anche delle indicazioni teoriche di base affinché tutti possiate avvicinarvi a questo mondo meraviglioso della magia, che poi è il mondo che fa parte della nostra vita quotidiana. Basta soltanto guardarlo con occhi diversi. Un bacio, a presto dalla vostra Patti. Carissimi amici e amiche, è sempre difficile presentare un libro scritto da me, ma ci proverò. Questo è il mio ultimo libro, il manuale pratico di magia bianca. Sono 145 pagine con una introduzione teorica e 100 rituali. E nella introduzione ci ho tenuto proprio a fornire gli elementi base per svolgere i rituali. Parlo anche delle fasi lunari più adatte. Però dobbiamo ricordarci che lo strumento più importante e più efficace per lo svolgimento dei rituali è la nostra mente. Perché l'universo ci rimanda tutto ciò che pensiamo e che facciamo, dunque tutto ciò che siamo. In questo libro, in queste 145 pagine, ho riunito i rituali, a mio parere, più belli della tradizione Wiccan e dell'antica stregoneria italiana. Alcuni sono stati già divulgati su YouTube, altri invece vengono divulgati per la prima volta in questo libro. Però tutti questi rituali sono stati da me rielaborati sulla base dei miei studi e del mio talento esoterico e del mio istinto magico. Allora, carissimi, cos'altro dire? Ecco, il prezzo è un po' più alto rispetto agli altri libri, sono 10 euro perché ci sono le spese di stampa.
Ecco, però è davvero uno strumento valido, a mio parere, valido sia per i neofiti, quindi per i principianti, che per i più esperti. I rituali sono graduati a seconda della difficoltà in tre livelli, con delle stelline, una, due e tre stelline. Colgo l'occasione per ricordarvi, visto che non lo faccio mai, se non con i link in descrizione dei video, per ricordarvi gli altri miei libri, Magia Rossa, che ha avuto tantissimo e sta avendo ancora tantissimo successo su Amazon, sta diventando un best seller, davvero, ne ho venduto centinaia di copie e sono contentissima. Poi ho fatto anche, visto il successo in Italia, ho fatto anche la versione in inglese, Red Magic. E sta vendendo anche questa, un po' meno naturalmente, e anche questo libro in cui ho messo molto di me stessa. Puoi cambiare la tua vita, quindi consigli personali su come cambiare la nostra vita sulla base del new thought inglese, quindi del pensiero positivo, ma anche sulla base dei classici latini e sulla base di filosofi come addirittura Schopenhauer, che è il mio filosofo preferito. Quindi, e poi alla fine di ogni sessione c'è anche un rituale, quindi avrei potuto intitolarlo La magia di vivere. E però non è stato possibile cambiare il titolo, quindi anche questo è un libro di magia alla fine. Allora, io vi ringrazio tantissimo per l'accoglienza che sempre date ai miei video su YouTube e per il gradimento che state dimostrando anche alla mia persona, cioè a quello che io sono al di là della divulgazione esoterica. Infatti alcuni mi seguono anche soltanto non per l'esoterismo, ma per quello che io sono nella mia vita quotidiana. Vi ringrazio tantissimo. Vi mando un bacio e un abbraccio infinito, a presto dalla vostra Patti.